Cari amici della cucina per tutti, benvenuti nuovamente proprio nella mia cucina. Cosa andremo a realizzare oggi e a cucinare insieme? Gamberoni flambè con whisky. È una ricetta, vi assicuro, benché il nome sembra molto importante, molto semplice da realizzare, ma soprattutto molto corta. Quindi vediamo insieme quali sono gli ingredienti che ci serviranno proprio per comporre questo ottimo piatto. Ci serviranno 230-250 g di gamberoni che io ho già precedentemente pulito, dell'insalata che ci servirà più che altro per la guarnizione del piatto nel finale, del prezzemolo, uno scalogno piccolo, del sale, del pepe e ovviamente quello che ci servirà proprio per fare il flambé, ovvero 40 g o 40 ml di whisky o di scotch, come preferite voi. Andiamo a vedere quindi come realizzare questo piatto. Abbiamo acceso una padella, ci mettiamo all'interno lo scalogno tritato e dell'olio extravergine di oliva. Appena comincia a sfregolare andiamo a inserire i gamberoni. Potete decidere se acquistare dei gamberoni già surgelati, in questo caso ho usato quelli freschi. Io andrò ad aggiungere anche un po' d'acqua e chiudo col coperchio. Li faccio cuocere così qualche minuto. Andiamo a controllare i nostri gamberoni, eventualmente gli diamo una girata. Togliamo il coperchio e facciamo asciugare l'acqua prima di aggiungere il whisky. Teniamo a fuoco vivo e ci aggiungiamo il sale. Perché non l'abbiamo messo all'inizio della cottura? Perché altrimenti l'acqua evaporando avrebbe fatto perdere anche una parte di sale. Aggiustiamo di pepe, l'acqua si sta quasi completamente assorbendo e andiamo ad inserire il nostro whisky. Gli date un colpo, come vedete fa il flambè. Ovviamente se volete essere sicuri che il flambè si faccia potete anche accendere con un accendino il whisky. Ecco, come vedete il whisky ha perso tutto il suo alcol e ora sta rilasciando la sua dolcezza, insomma la sua forza all'interno del gambero, che ha un profumo e un sapore delicato. Vado ad inserire come ultima cosa il prezzemolo affinché il piatto non diventi amaro e ne tengo un po' da parte per guarnire il piatto. Io per far asciugare il sugo vado a togliere i gamberi che sono cotti e intanto lascio che questo sughetto fatto da whisky e olio si vada appena a ridurre per farlo diventare più denso. Ecco, il sugo si è ridotto. Vado a spegnere e andiamo ad impiattare. Ho già preparato il piatto con la mia insalata, gli ho messo anche una riduzione di aceto balsamico. Andiamo quindi a comporre il nostro piatto. Vado a inserire il suo sughetto. Non vi preoccupate, questa è una ricetta che possono mangiare anche i bimbi, in quanto l'alcol è stato fatto andare via ovviamente dall'aria, dal flambè che ha bruciato tutto quanto l'alcol, quindi ora rimane solamente il sapore vivo e buono di questo whisky. Ragazzi, vi assicuro che il profumo è davvero ottimo, non vedevo l'ora di completare il piatto per poterlo assaggiare. Stavo pensando che oggi volevo fare un po' il fusion e mangiarlo con le mie personali bacchette. Andiamo ad assaggiarlo, vediamo com'è. Buono? Perché il gambero è cotto perfettamente, altrimenti si durisce se si cuoce troppo. L'alcol è stato perso tutto dal whisky e è veramente una cottura perfetta ed equilibrata anche come sapori. Vi invito a farlo, farmi sapere.